garzone di pasticceria Cartigiano. Siamo alla finale che vale il titolo, la finale sempre dei due d'orso, in cui Armellini e Brighi, Luca, si batteranno? Senza ombra di dubbio sono le favorite per questa gara. La Brighi giovanissima del 92, già all'attivo due titoli italiani per lei, un atleta che spazia dal dorso ai misti e che ha delle mire decisamente alte, ha vinto gli europei giovanili già nell'edizione passata, per cui atleta d'élite perlomeno a livello giovanile. Armellini dall'altra parte, appena partecipato ai campionati europei, finalista oltretutto in questa distanza, sesta con 2.14, quindi insomma ha un personale che è più basso, 2.13.4, e ovviamente è in caccia di un tempo limite che però richiederebbe un notevole miglioramento, perché 2.11.10 se non vado errato. Corretto, tempo limite molto difficile, limite per gli europei giovanili 2.18.00, già ottenuto dalla Brighi in mattinata. Questo anche, per lei è facilissimo. Anche Valentina Lucconi con questo obiettivo, però attenzione qua alla lotta per la medaglia. Dovrà nuotare forte, credo, Romina Armellini, che ha un personale più basso, lo ricordavamo, 2.13.4 contro il 2.14.2 di Caterina Brighi. È partito testa a testa, direi che nell'approccio è proprio Caterina Brighi che cerca di dare un... Sì, vuole fare la gara e lo mette subito in mostra, ottima frequenza di bracciata per lei, molto rapida, un po' affondata di spalle, rapida anche nella rotazione previrata, efficace anche in fase subacquea, anche se non fa la differenza. No, non ce la fa ancora a fare la differenza, ripetiamo, giovane, potrà certamente lavorare su questo. 32-16, 32-25, 32-40, Brighi, Dintino, Armellini nell'ordine, con Armellini che però ha una capacità in seconda parte di gara di tentare il colpo, e infatti pian piano risale. Sorpresa per Valentina Dintino ancora a livello delle prime, aspetta, che non ha ancora esperienza a questo livello, che non si è mai giocata un titolo italiano e adesso addirittura al comando a metà gara. Ma ci sta provando, credo che sfrutti il traino altrui, ovviamente vedremo se riuscirà a tenere, perde qualcosa in questa penultima virata la Dintino, mentre cercano di andare via, e guarda come sono distanti all'interno di questo centro vasca le due contendenti principali, Brighi ed Armellini, però Dintino tiene. Sì, fa fatica la virata, ma va a rimanere a contatto, bene ancora Margherita Ganz, per lei la decima posizione nel ranking di tutti i tempi in Italia. E via, guarda, 1.40 e 45 Dintino, Armellini e Brighi, proprio con Margherita Ganz allo stesso tempo della Brighi, 34 e 35 di parziale, però della Ganz la rende molto più veloce, 6 decimi più veloce dell'avversaria, e qui scatta il sussulto d'orgoglio a centrovasca in quinta, è proprio l'Armellini che decide di andar via. Vabbè, era anche ora, bellissima ultivasca di Romina Armellini che chiude in 2.13.94, quindi a 5 decimi dal personale. Bellissima seconda parte di gara, forse passaggio un pelo più veloce, Luca, poteva tentare? No. Sì, ha lavorato molto su questo particolare ai campionati europei, cercando di tarare il passaggio veloce. Qui ha preferito una gara tattica con un primo 50 metri relativamente tranquillo, comunque una gara di inseguimento, una gara in cui ha sfruttato il lavoro delle avversarie per poi andare a ferirle proprio nell'ultima vasca. Lei aveva più energie. E poi il grande miglioramento di Valentina Dintino, che arriva al secondo posto, migliora se stessa e notevolmente entra nel gruppo delle migliori 8 di sempre in Italia, e questo ovviamente è un dato rilevante. Dintino, atleta dell'88, come Margherita Gatti.